Presidente Cotta, parliamo di legge di stabilità perché tra gli emendamenti presentati dalla Lega c'è anche quello che dice di porre fine ai tagli alle regioni. Lei ha detto che solo per il trasporto pubblico locale il governo dovrebbe dare al Piemonte 1 milione di euro. Ma no, molto di più di 1 milione di euro. Per il trasporto pubblico locale è stato fatto un taglio negli ultimi anni che ha messo a dura prova da parte dello Stato centrale, che ha messo a dura prova le regioni. Noi abbiamo una quota del fondo di 486 milioni, quando invece il trasporto pubblico locale in Piemonte ha un fabbisogno di 620 milioni. E quindi puoi immaginare qual è la difficoltà da parte delle regioni di far fronte a tagli che arrivano da Roma e che da un giorno all'altro ti impongono non solo di cambiare le cose, ma di gestire situazioni molto complesse. Questo quando noi invece avremmo un'autonomia dal punto di vista fiscale che ci consentirebbe di organizzare i trasporti in un determinato modo, di non dover diciamo, avere tutti gli anni le difficoltà che abbiamo nel determinare le risorse per quanto riguarda la sanità. Questo è il problema di tutte le regioni del nord. A proposito di sanità, anche lei naturalmente ha concordato con l'introduzione dei costi standard, ha detto un segno di efficienza. Sì, e lo dico avendo dovuto sopportare un governo nei 5 anni precedenti che ha fatto sì che la Regione Piemonte accumulasse molti debiti, ma dato che abbiamo impostato un'azione di risanamento molto efficace, io non ho problemi come Presidente della Regione a dire che da subito devono partire costi standard. Gli ultimi provvedimenti della Giunta sono incentrati sulla competitività delle imprese e anche quello di evitare l'abbandono scolastico da parte degli alunni. Di che cosa si tratta esattamente? Sì, noi oggi abbiamo varato una delibera che assegna 4,5 milioni ad iniziative per il sostegno delle imprese. Si tratta di risorse che arrivano dall'Unione Europea, che noi spendiamo tutte e che spendiamo secondo un filone di interventi che è quello legato agli investimenti in ricerca e innovazione per il miglioramento della competitività del nostro sistema delle imprese. L'altro provvedimento è relativo al contrasto alla dispersione scolastica. Noi abbiamo molti ragazzi che non finiscono la scuola dell'obbligo. Noi abbiamo varato un programma che consente di recuperare, che recupera ogni anno 18.000 di questi ragazzi e li inserisce invece nell'obbligo scolastico, ma nell'obbligo scolastico della formazione professionale che è gestita dalla regione. Questa è anche un'occasione per riflettere sul punto. Noi abbiamo bisogno di una scuola che sia impresa diretta con il mondo del lavoro, abbiamo bisogno anche di qualificare, o meglio di riqualificare, determinati lavori. I lavori, diciamo, professionali, quella formazione professionale e quindi determinati anche lavori pratici, non sono qualcosa che deve essere abbandonata, ma invece qualcosa che deve essere recuperata, che è gratificante, che è qualificante. Spesso si dice che i nostri ragazzi non vogliono fare determinati lavori e che c'è bisogno di avere più immigrazione. Io contesto questa impostazione e dico che noi dobbiamo far riscoprire anche ai nostri ragazzi la bellezza di fare certi lavori. Avete calcolato più o meno quanto potrebbe essere utile in questi termini l'Expo, cioè quanto potrebbe portare lavoro in Piemonte? L'Expo porterà milioni di visitatori. Noi contiamo di far sì che molti di questi visitatori non si fermino soltanto a Milano, ma vengano anche in Piemonte. E questo è possibile perché ormai Milano e Torino sono un'unica area urbana, ma è anche possibile perché abbiamo delle bellezze, diciamo, naturali e anche artistiche in Piemonte, che è un territorio limitrofo, e poi perché noi abbiamo anche insediamenti produttivi e quindi cerchiamo di promuovere il Piemonte per quegli imprenditori che venendo dall'estero magari decidono di investire in Piemonte.
Lei di recente ha parlato, ha lanciato una proposta per quanto riguarda le fermate dei treni proprio in occasione dell'Expo. Guardi, la questione è molto semplice. Noi abbiamo una linea ad alta velocità che ci mette meno di un'ora, meno di 50 minuti da centro a centro, cioè ci mette circa 50 minuti dal centro di Milano al centro di Torino, dal centro di Torino al centro di Milano. Con la realizzazione di una fermata per il periodo ovviamente di Expo alla fiera di Rho, il treno diretto da Rho fino a Torino ci impiegherebbe circa 37-38 minuti. Questo vorrebbe dire dei tempi di spostamenti che sono tipici di due punti all'interno della stessa città. Avete già avuto qualche risposta? Abbiamo avuto una risposta che è stata positiva dal punto di vista, insomma, della disponibilità. È chiaro che poi vogliamo che si realizzi, il tempo stringe e bisogna mettere in pratica questa disponibilità. Ultima domanda, sì. Con l'Expo appunto si potrà mettere in evidenza i valorizzare il territorio, tra questi c'è anche quello montano che in Piemonte è molto esteso, e in proposito avete approvato un disegno di legge che riconosce la specificità della montagna. Sì, noi abbiamo approvato una legge che supera le comunità montane, perché riteniamo che si debba asciugare le istituzioni dalle tante scatole, bisogna avere delle scatole che siano piene e che funzionino. Quindi abbiamo deciso di assegnare le funzioni montane alle unioni di comuni montane, che ovviamente devono avere però le risorse necessarie per poter svolgere la loro attività. E in questo senso va quest'ulteriore disegno di legge che è stato approvato dalla Giunta, che specifica come alcune di queste funzioni verranno esercitate, un modo per garantire assolutamente la specificità montana asciugandola, diciamo, da sovrastrutture inutili.